tutto quello che abbiamo creato oggi in gara ce lo siamo costruiti, minuto per minuto. Rimanendo in 10 poi, ovviamente sotto di un gol, la scelta è stata quella di rimanere comunque in campo con la determinata disposizione per cercare il pari. Una volta trovato il pari, credo che avessimo anche predominio sulla gara, perché abbiamo avuto noi opportunità di sfruttare qualche situazione su qualche palla riconquistata a campo aperto, addirittura in superiorità numerica. Per quanto riguarda poi la situazione del terzo gol subito, noi abbiamo sbagliato una situazione di 2-1 con Danucci e Maiorino. A parziale scusante del giocatore di Danucci, c'è anche la palla nel momento che lui stava passando la palla a Maiorino, è risaltata. L'ha trovata spostata, non è riuscita a indirizzare bene il passaggio, però una palla persa a 80 metri dalla nostra porta. Nella ripartenza allora eravamo messi anche bene con i difensori, eravamo piazzati bene, quattro difensori ben messi, se andate a rivedere l'immagine eravamo ben messi. Adesso la responsabilità sul terzo gol del Foggia non è totalmente da imputare ai nostri giocatori. Perché ci sono due situazioni, vorrei vedere le immagini per essere più chiaro, perché noi abbiamo avuto la netta sensazione che ci fosse fuori gioco, solo che l'assistente era molto dietro rispetto all'allineamento dei nostri difensori e non ha potuto guardarlo né il primo caso né subito sulla prima palla di Cavallaro e né sulla palla messa dentro a Ventucci che ha fatto gol. La reazione della nostra panchina è stata per quel motivo, perché noi eravamo lì, eravamo allineati sulla prima palla che è partita e ci siamo resi conto che probabilmente l'assistente non era messo nelle condizioni migliori per poter... Lo stesso assistente che però nel primo tempo ci ha segnalato un po' di gioco che non c'era. Questo da vedere, non lo so, questo io non me lo ricordo, questo sinceramente non lo ricordo, no, però sì, per carità di Dio, io non voglio mettere in discussione questo, ma infatti io non sto dicendo che ha sbagliato in favore di una squadra sempre. No, cioè in favore, intendo dire, non segnalando situazioni per una squadra. È stata una partita giocata bene da entrambe le squadre, una partita viva, senza interventi, direi, così pericolosi da giustificare due espulsioni. C'è stata tutta una situazione di gara, di gestione della gara, che insomma poi alla fine ci ha visto campo penalizzato. Questo è vero, è anche vero che lo stesso assistente che però... insieme all'arbitro non ha sanzionato per la seconda volta Agnelli in mezzo al campo per un fallo di mano volontario. Era la seconda ammonizione e Foggia poteva rimanere in 10 a metà del primo tempo, cosa che non è stato preso nessun provvedimento. Noi la settimana scorsa, due settimane fa col Chieti, c'è stato allontanato un giocatore solo perché ha detto all'arbitro: arbitro, la palla è in movimento. Mi sembra che ci sia insomma, che se siamo un po' nervosi ne abbiamo tutte le ragioni, perché siamo in una posizione di classifica che sicuramente non rispetta le prestazioni fatte. Mister, veniamo da 3 sconfitte consecutive, ma gli errori dei singoli quando iniziano a pesare? Il rigore regalato, sarà un'espulsione gratuita, come mai? Allora, bisogna vedere se rigore è rigore. L'espulsione gratuita è sul nostro giocatore che subisce fallo, viene ammonito il giocatore del Foggia. Il nostro giocatore si rialza, si rivolge al giocatore del Foggia e viene espulso. Mi dovete dire che tipo di espulsione è. Qui non possiamo intervenire, cioè qui non è una situazione di errore individuale, qui è una logica che non c'è. Una logica che non c'è. Non si può lasciare una squadra in 10 uomini solo perché due giocatori si dicono qualcosa. Questo è l'oggetto della prima espulsione, della nostra espulsione è stata questa. Poi sull'espulsione del giocatore del Foggia su rigore ha valutato che fosse l'ultimo uomo. Non lo so, secondo me forse non era neanche l'ultimo uomo perché c'erano tanti giocatori dentro l'aria. No? C'è una situazione abbastanza così che ci lascia perplessi di settimana in settimana. Noi facciamo tutti dei sacrifici, ma come lo fanno i signori arbitri allora se gli assistenti, per carità di non vogliamo dire che loro prendano alla leggera la settimana di lavoro nella maniera più assoluta, però ormai sono troppe settimane, almeno 3 se non 4, che veniamo penalizzati oltre quelli che sono i nostri elementi. Mi sento, nonostante giochi bene, nonostante ci metta orgoglio,
nonostante comunque sappia reagire, però non riesce a fare punti. Adesso, cosa si può fare per risollevare il morale della squadra? Ma vedete, io credo che l'ultimo dei nostri problemi sia il morale della squadra, perché è una squadra che ovviamente, se avete l'occasione di vedere i ragazzi durante la settimana e poi li vedete in gara la domenica, è lo stesso tipo di atteggiamento. Perciò non è un problema di morale della squadra, c'è un problema dove noi effettivamente in alcune partite abbiamo buttato via dei punti per degli errori individuali che sono al di fuori del contesto dell'organizzazione di gioco, e possiamo lì sinceramente non fare tantissimo. Abbiamo un gruppo di giocatori, cerchiamo di sostenere i nostri giocatori fino alla fine, questo è che dobbiamo fare, cercare di dare loro fiducia e continuare a farli lavorare, cercando ovviamente di andare a puntare l'attenzione più su aspetti individuali che collettivi. Mister, sull'occasione, diciamo in 30 secondi, dal possibile 3-2 dal possibile 2-3 al 3-2, l'errore tra virgolette è stato di Danucci, che sino a quel momento non aveva sbagliato una palla. A centrocampo, anche d'esperienza, aveva sempre rallentato l'azione. Alla fine, prima erano i ragazzi, adesso si ci mette il capitano. Sì, ti interrompo perché mi scappa da ridere, perché non si può parlare di un errore a 80 metri dalla nostra porta, c'è un passaggio che si può sbagliare, questa è una discussione che abbiamo già fatto. È un passaggio a 80 metri dalla nostra porta, è stato intercettato al limite dell'area opposto, con la squadra schierata, perché avevamo quattro difensori schierati e i due centrocampisti bloccati in mezzo al campo. In avanti c'era solo Danucci che aveva rubato palla con Maiorino e con Sodan. La squadra era anche posizionata bene, loro hanno fatto una buona giocata su un giocatore forte che è Cavallaro, lui è stato abile nel